Летит, летит. Вот он, Олег. Готовься. Стреляй. Стреляй по нему сразу. Вон летит, стреляй! Hai in mente il brusio ingolfato di un motorino un po' spompato? I droni kamikaze iraniani fanno lo stesso rumore. Poi arriva lo scoppio che uccide e distrugge gli appartamenti. All'inviato del Corriere, Lorenzo Cremonesi, gli abitanti di Kiev hanno descritto così il suono prodotto dalle nuove armi apparse in Ucraina, lanciate in particolare dai russi contro i punti strategici delle città come le centrali elettriche, ma anche sulle abitazioni dei civili. In questo episodio, l'esperto di armamenti Guido Olimpio ci spiegherà come questi droni funzionano, mentre il corrispondente da Tel Aviv, Davide Frattini, ci dirà in che modo l'appoggio così esplicito dell'Iran alla Russia potrebbe cambiare gli equilibri non solo della guerra, ma anche del Medio Oriente, a partire da Israele. Io sono Tommaso Pellizzari e questo è Corriere Daily di venerdì 21 ottobre, il podcast quotidiano che racconta persone, storie e luoghi con le parole dei giornalisti del Corriere della Sera. Guido Olimpio, perché la Russia ha iniziato a utilizzare i droni in quantità così massicce? Secondo gli esperti, perché sta esaurendo le scorte di missili a lungo raggio che servono per colpire senza rischiare aerei e soprattutto servono per colpire le infrastrutture industriali ucraine. Putin vuole lasciare al gelo, al freddo, senza acqua l'Ucraina e ha bisogno di armi di un certo tipo. Ovvero i droni prodotti e forniti dall'Iran. Di che cosa si tratta? Gli iraniani attualmente hanno dato due tipi di droni. Il primo è da ricognizione, si chiama Mohajer 6, ma quello più importante, di cui si parla tantissimo in questi giorni, è lo Shahed 136, ribattezzato Geranio dei russi. Il drone viene lanciato da un camion, ce ne sono diversi sui camion, vengono lanciati a un raggio d'azione di circa 1800-2000 km, forse meno, dipende dalle condizioni, porta una testata bellica sui 30-35 kg e quindi abbastanza potente ma non gigantesca, comunque è un ordigno che garantisce una buona precisione, soprattutto se devi colpire grandi impianti, grandi siti. Hanno anche un altro vantaggio. Quale? Possono essere usati in grande numero, costano poco e quindi impiegati, come si dice in gergo, a sciame, ossia uno sciame di droni, possono superare le difese degli ucraini, che peraltro ad oggi rivendicano l'abbattimento di almeno 220 Shahed 136, e non è poco come numero, però diciamo che è un po' il concetto dello scudo e delle frecce, no? Gli ucraini hanno uno scudo e i russi, con l'aiuto degli iraniani, lanciano un numero altissimo di frecce, ossia i droni, sperando di superare la difesa. Ecco, come ci si difende dagli attacchi dei droni? Alcuni droni hanno un sistema GPS, altri hanno un collegamento satellitare, hanno una componente elettronica e quindi esistono delle contromisure elettroniche piccole e grandi che possono neutralizzare certi tipi di droni. Adesso parlo in generale non solo degli Shahed. Ad esempio ci sono certi tipi di droni commerciali più piccoli ma che però sono stati riadattati e vengono usati nella guerra in Ucraina che possono essere neutralizzati con una sorta di fucile che invece che sparare proiettili spara delle onde, chiamiamo così, diciamo in maniera molto semplicistica, che neutralizzano e confondono o comunque incidono sul suo funzionamento e sui controlli. Poi ci sono i mezzi tradizionali. Per esempio? Questi droni Shahed non sono velocissimi, quindi le mitragliatrici a tiro rapido possono essere efficaci, i missili e in qualche caso anche gli aerei, i caccia, inseguono questi droni e li abbattono. Nei primi mesi di guerra erano gli ucraini a usare i droni, ma si trattava di quelli di produzione turca. Qual è la differenza rispetto a quelli iraniani?
I droni turchi sono più grandi di quelli iraniani e non sono droni kamikaze. Per capire, il drone che utilizza lo Shahed ha una carica, quindi viene indirizzato contro l'obiettivo e si distrugge quando c'entra l'obiettivo. I droni TB2 turchi sono dei droni che sono in realtà degli aerei senza pilota. C'è il pilota è seduto in una console a migliaia di chilometri di distanza e sono droni armati di missili e di bombe. Il TB2 ha avuto un grande successo prima nel conflitto tra armeni e azeri e quindi i successi sul campo hanno fatto sì che crescesse la domanda per questo modello. Dopodiché sono stati venduti, pare intorno a una ventina, ma forse anche di più, all'Ucraina. L'Ucraina li ha impiegati di nuovo portando a casa dei risultati e la domanda per il drone turco è cresciuta a livello esponenziale. Li stanno vendendo ovunque, soprattutto nei paesi del terzo mondo, in Africa. Erdogan ne fa un punto d'onore, dice: tutti mi chiedono del drone e io vendo droni, perché è un modo anche per stabilire rapporti. E non è un caso che proprio poche ore fa la guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Khamenei, ricordiamo, fino a una settimana fa l'Iran negava di aver dato i droni alla Russia. Bene, Khamenei, intervenendo via Twitter, ha ammesso che il suo paese fornisce i droni a Mosca e ha detto: questo sono il risultato dell'elite iraniana e sono un onore per il nostro paese. Quindi, vedete, c'è un messaggio di efficienza, ma anche di orgoglio nazionale. Quindi, se vogliamo, è anche un'arma politica. Davide Frattini, come spieghi questo cambio di strategia dell'Iran rispetto alla guerra in Ucraina? Sicuramente la scelta dell'Iran è in parte una sorpresa, perché le trattative per ritornare all'intesa sul nucleare, da cui il presidente americano Trump era uscito, stavano ancora andando avanti. In questo modo invece ci sono delle sanzioni, dovesse diventare ufficiale o provato che forniscono armamenti alla Russia per combattere in Ucraina, le sanzioni automaticamente ritornano ad essere imposte. Potrebbe essere legato effettivamente ai disordini interni all'Iran, alle proteste delle donne e delle ragazze, quindi un irrigidimento delle sanzioni e un'ulteriore chiusura verso il mondo esterno potrebbe aiutare in parte l'Iran nella repressione, o raccogliendo intorno al regime gli ipernazionalisti, di nuovo guerra all'Occidente, ci attaccano con le sanzioni, e dall'altra parte un'autentica chiusura militarizzata. E che ricadute può avere questa scelta sulla linea seguita da altri paesi di quell'area? C'era ovviamente un asse saudita, chiamiamolo così, compresi gli Emirati Arabi, che era anti-iraniano. In realtà abbiamo saputo che, perché è stata una visita ufficiale, lo sceicco di Abu Dhabi è andato in visita da Putin proprio nel momento in cui l'Iran stava fornendo questi droni che hanno colpito Kiev, e questi stessi droni sono quelli che avevano colpito gli Emirati Arabi qualche mese fa. E di nuovo abbiamo l'Arabia Saudita che, spingendo l'OPEC Plus con la Russia a ridurre le produzioni di petrolio e quindi ad alzare i prezzi, di fatto va contro la politica degli Stati Uniti e piuttosto appoggia Putin perché fa più soldi con le vendite di petrolio in tutto il mondo. Quindi è come se i cosiddetti axis, che siano del bene o del male, che prima erano abbastanza chiari e formati, si stiano rivolgendo. Forse il catalizzatore è di sicuro la guerra in Ucraina, non significa che sia la causa. A tutto questo non può restare indifferente Israele, che a questo punto potrebbe muoversi. In che modo? Quello che chiedono gli ucraini fin dall'inizio, compresi gli appelli di Zelensky, in cui ricordava agli israeliani le sue origini ebraiche, sono sistemi difensivi, perché Israele ha sviluppato con finanziamenti americani il sistema Iron Dome, che è quello che è usato nei conflitti contro Hamas a Gaza, ha una percentuale intorno al 90% di intercettazione dei razzi che arrivano da Gaza. Il problema dal punto di vista degli israeliani è che è vero che sarebbe una fornitura di un'arma cosiddetta difensiva,
Per loro comporta che i russi sono ancora in Siria, dove controllano le batterie antimissile. Quindi tecnicamente, diciamo, anche queste difensive. La paura degli israeliani è che se aprono questa porta, cioè noi forniamo Iron Dome agli ucraini, i russi possono dire: bene, allora noi forniamo i nostri sistemi SAM 300 e via dicendo agli iraniani. E una cosa fondamentale per Israele è mantenere quella che ha sempre avuto dai tempi della guerra dei sei giorni nel 67, la supremazia nei cieli del Medio Oriente. Quindi la porta difensiva aprirebbe un'altra porta difensiva che di fatto viene a toccare le capacità offensive israeliane. Come potrebbe risolvere questo dilemma il governo? Yair Lapid, che è primo ministro ad interim, perché in Israele si vota il 1 novembre, quindi fra poco, è quello che anche da ministro degli esteri ha avuto le posizioni più dure contro l'invasione e l'attacco di Putin. Forse in questo momento, anche come spinta, chiamiamola etico morale personale, sarebbe pronto a fornire armamenti agli ucraini. Viene bloccato un po' dall'apparato intelligence militare con il ministro della difesa Benny Gantz e da questioni politiche. Di fatto si vota fra 2 settimane, non si sa ancora chi vince, siamo al 5° voto in un paio d'anni e di nuovo i sondaggi danno un pareggio, non può prendere una decisione del genere che comporta cambiamenti strategici per tutto il paese. Netanyahu, che è il suo principale avversario, è stato 12 anni al potere prima che Lapid e Bennett lo defenestrassero, ha costruito sia il suo prestigio personale interno che quello internazionale proprio con un rapporto diretto con Putin e sul fatto che era stato lui ad ottenere questa intesa sulla Siria, sulla possibilità di attaccare gli iraniani in Siria senza l'intervento dei sistemi russi, in una sorta di coordinamento tra stati maggiori. Quindi potrebbe cambiare tutto fra 2 settimane. Grazie Davide Frattini e Guido Olimpio. Oggi finiamo qui. Per altri approfondimenti, nel sommario di questo episodio potete trovare i link agli articoli di Corriere.it. Se volete scriverci, mandate una mail a corrieredaily@rcs.it. Corriere Daily torna domani con l'Ammazza Caffè di Massimo Gramellini. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Tommaso Pellizzari. In redazione Francesco Giambertone. Produzione di Carlo Annese. Editing audio di Giulia Pacchiarini con Francesco Giuliattini. Montaggio di Federico Caruso e Giacomo.